Devo dire che questo modellino di Aston Martin V12 DBR9 è molto bello, molto ben fatto. Ma questa qui di lato? Eh sì, ragazzi, bentornati sul canale e come avete visto, a prescindere dal fatto che ho il modellino di questa macchina che vedete qui, ma i Race Sim Studio hanno rilasciato la Adonis D9 che non è nient'altro che la Aston Martin V12 DBR9. Un'auto stratosferica, un'auto eccezionale, un'auto che sicuramente la maggior parte di voi ricorda perfettamente quando ha partecipato ai campionati FIA GT, parliamo degli anni 2010, 2008, 2005, 2003, insomma, però questa macchina ha lasciato un pochettino un pezzo nella storia dell'automobilismo. Del turismo, ecco, perché è una macchina bella, esteticamente veramente eccezionale. Poi aveva queste colorazioni stratosferiche, colorazioni molto accattivanti, il tipico verde inglese che vedete qui Aston Martin. Poi c'era la livrea Gulf, che era quella azzurrina, che è presente anche nel pacchetto del Racing Studio, che è ovviamente bellissima. Devo dire che io ho due modellini, quella che avete visto nella intro verde, ho anche un modellino identico ma con livrea Gulf, quindi veramente un'auto che mi piace tantissimo. Quando ho visto la news dei Racing Studio, mi è arrivata la mail di notifica che avevano rilasciato questa macchina, sono rimasto veramente a bocca aperta perché non me l'aspettavo. Devo dire che qualche giorno prima avevano rilasciato questa foto dove si capiva che appunto a breve sarebbe stata rilasciata questa auto, ma credevo in un tempo un po' più dilatato. Credevo, bah, chissà, forse per Natale ci stanno lavorando. Ma ragazzi, dopo 2 o 3 giorni, bomba a mano dai Racing Studio, Aston Martin DBR9 con la qualità dei Racing Studio. Beh, io non voglio trattenervi oltre con chiacchiere qui senza andare in macchina e provarla. Direi che insieme a voi ci facciamo qualche giro, ovviamente, dove possiamo girare con questa macchina se non a Le Mans. E quindi vediamo un attimino come si comporta, cerchiamo di trarre qualche conclusione e poi, insomma, alla fine. Sappiamo che i prodotti Racing Studio sono sempre di un livello molto molto alto. Bando alle ciance, andiamo in pista e andiamo a provare quest'auto. Eccoci ragazzi con l'Aston Martin qui a Le Mans, siamo pronti per partire. Guardate che livrea bellissima, guardate che verde meraviglioso. Volevo farvi vedere velocemente l'esterno di quest'auto. Guardate quanto è fatta bene, guardate che bella, mamma che bella, è veramente molto molto bella. E il modello 3D mi piace un sacco, fatta veramente bene. Devo dire veramente veramente bene. Andiamo a vedere all'interno. Beh, all'interno è molto molto dettagliata. Guardate la button box qui, tutta la plancia dei pulsanti, meraviglioso. Ovviamente il cambio sequenziale con il pomellino in legno è fuori di testa, fuori di testa. E ovviamente è tutta ovviamente Racing Studio. E qui abbiamo degli adesivetti, guardate che meraviglia. Racing Studio, motore off Cumbria, 500 miglia off late, insomma degli adesivi un po' particolari di gare che magari non sono proprio perfette. Comunque guardate, data 2 settembre 2005, perché l'auto è stata rilasciata nel 2005, cioè è stata presentata quella reale nel 2005 e ha iniziato a correre i campionati GT1, ovviamente classe regina delle GT nel 2005. Guardate che bella, bellissimo il volante Zebelt, ovviamente questo dovrebbe essere un Sabelt, ma ovviamente Zebelt. E infatti l'auto si chiama Adonis D9, ma in realtà è l'Aston Martin DBR9. Quanto mi piace questa macchina, quanto mi piace questa macchina, quanto mi piace questa macchina, l'avrò detto 500 volte, molto bella. Ho fatto un piccolo, allora intanto ci mettiamo le cuffiette. Ho fatto un piccolo, come dire, piccolo setup, perché quest'auto, insomma, come vi ho detto, ha il retrotreno un po' particolare, va capita, e quindi ho abbassato un po' il retrotreno, alzato un tic l'anteriore, le altezze, per dare un minimo di stabilità. Ho aggiustato pochissimo il differenziale e ho tolto un po' di ala, ovviamente che siamo alle man. E ho alzato un attimino la pressione dei pneumatici perché era un po' bassina e l'ho alzata di 2 punti per ogni pneumatico. Quindi ora più o meno l'auto dovrebbe essere. Ma di che parliamo? Ragazzi, partiamo! Che suono! Ovviamente l'auto. Abbiamo gomme fredde, bellissima. Che suono!
Force feedback, come al solito, molto bello, molto valido. Ecco, qui bisogna fare attenzione, perché qui se hai un setup un po' sbagliato, un po' così, non appena molli il gas in quella curva, essendo in accelerazione, non appena molli il gas, tenti il retrotreno proprio che ti parte e ti esce e te ne vai in sovrasterzo. Per quello dicevo, è una macchina, va guidata, va capita. Che spettacolo! Anche qui, non appena rilasci, ecco come è uscita, non appena rilasci il retrotreno tende un po' a ballare, tende un po' a scodare. Ecco, questo nonostante il setup, diciamo, sistemato, ecco, data due regolazioni per ridurre questo effetto, però in realtà non è... c'è qualcosina. La macchina è fantastica, però. Frenata, freni ottimi, il sound è meraviglioso. Sto andando largo, ho le gomme evidentemente fredde, sono 18 gradi. La strumentazione è bellissima, la strumentazione è super realistica, super bella. Molto molto bella. La visuale è quella che è, vedete quanto è piccola, perché era così. Sei molto lontano dal parabrezza. Poi c'è il fascione superiore per, diciamo, abbattere i riflessi del sole. E quindi c'è solo questa striscetta così per vedere davanti. Infatti leggevo sul Discord di Racing Studio che qualcuno diceva ma la visuale è troppo piccolina davanti, ma in realtà in una GT1 quest'auto nella realtà la visuale è quella, cioè non è che devi vedere il cielo, comunque in realtà quello che devi vedere lo vedi, quindi è così. Che bella la scalata è, sentite la scalata, mamma mia. Le marce vanno bene una dietro l'altra, proprio si sente, ecco, percepisci di stare alla guida di una macchina fatta bene, una macchina non precedente. Sicuramente non potete pretendere e non aspettatevi il comportamento di una GT3, non aspettatevi il comportamento di un'auto moderna, di una GT3 moderna, di una GTE, di quello che è, ma nella maniera più assoluta, e nemmeno osate guidarla come una di quelle auto, come una GT3 moderna, perché vedete anche la frenata è molto particolare, molto particolare. Ragazzi, questa è un'auto che ha quasi 20 anni, quasi, non 20 ma quasi 20 anni, quindi considerate, insomma, il periodo all'epoca era uno spettacolo, era uno spettacolo. Questo sound, questo motore 6000 V12, circa 650 cavalli dovrebbe avere, 700 Nm di coppia. Insomma, la classe GT che a me sinceramente faceva impazzire. Vedete qui il retrotreno? In un attimo, non appena molli il gas, in un attimo, e quindi c'è bisogno di qualche... Vedete? Ops, ecco, vi siete resi conto. E purtroppo questo retrotreno è abbastanza, come dire, non difficile da gestire, ma bisogna fare attenzione. Qui, mentre parlavo, così il retrotreno è partito. Probabilmente ho la gomma ancora non in temperatura, però ecco, ha questa reazione nonostante il setup. Non so se magari forse è da correggere con una patch. Ovviamente non ho mai guidato la Aston Martin DBR9, però ecco, sento questo retrotreno un po' troppo poco controllabile. Ecco, forse il termine giusto è poco controllabile, anche cercando col setup di smussare questa cosa. Per il resto, la macchina è una meraviglia. Certo, bisogna prendere la mano, bisogna farci l'abitudine, ripeto, non è una GT3, quindi ragazzi, scordatevi la GT3 e divertitevi, perché è veramente molto bella. Io adesso sto un po' in silenzio, vi faccio godere il sound e poi facciamo qualche secondo in esterno per farvi ascoltare anche il sound esterno di quest'auto. Che bella!
Ragazzi, mi fa impazzire quest'auto. Ragazzi, che dirvi? Torniamo in studio per le considerazioni finali. Auto bellissima. Beh, che dirvi, sono rimasto davvero meravigliato, davvero un prodotto di altissimo livello. Come al solito Racing Studio ci propongono e comunque rilasciano dei prodotti comunque di un livello molto alto nel panorama del modding di Assetto Corsa. Direi che sono tra i modders più blasonati, più rinomati e più bravi, ecco, vogliamo dire bravi, sicuramente bravi, insieme a qualcun altro che sapete benissimo, non faccio ogni volta l'elenco. Consigliato questo Aston Martin, sì. Lavorate un attimino col setup, perché magari il setup di base è un po' particolare e vi ho detto, più o meno il retrotreno ha un comportamento un po' particolare, va un attimino sistemato il setup, nulla di particolare, ma è una macchina un po' impegnativa, ecco. Il retrotreno, la gomma deve andare in temperatura, deve essere caricato bene, il bilanciamento della frenata, ricordatevi di bilanciare molto bene la frenata, e poi come al solito ricordatevi di installare la fisica CSP, perché leggerete le istruzioni. Nelle istruzioni c'è come installare la fisica CSP, semplicemente nella cartella della macchina c'è un file BAT install CSP physics, cliccate, vi si apre la finestra di installazione, non dovete fare nient'altro, ha già installato la fisica CSP che porta tutte le varie migliorie. Ovviamente sapete benissimo c'è una gestione completamente diversa della fisica, non vi parlo ogni volta di questa fisica, ma l'elenco delle modifiche lo trovate sempre nel PDF allegato alla macchina, con tutte le modifiche che la CSP implementa nella fisica delle auto di Assetto Corsa. Quindi io vi consiglio di utilizzare la macchina con la fisica CSP, perché avete sicuramente degli step in più, avete sicuramente una fisica più raffinata, più evoluta, anche forse un po' più difficile tra virgolette. Beh, questa macchina non è facile, assolutamente non è facile da guidare, soprattutto non è facile da portare al limite, ci vuole manico, ci vuole diciamo un po' di abitudine, e comunque alla fine sicuramente è una macchina che fa divertire. Promossa ovviamente al 100% Aston Martin DBR9 dei Racing Studio. E poi ragazzi, un'altra chicca che vi voglio portare è questa che vedete qui. Vedete qua c'è un cielo un po' particolare, veramente molto strano. Quella che vedete è un'auto F1 del 1993 dei bravissimi ragazzi di ASR Formula, che hanno rilasciato da poco tempo la Tyrrell 020 e 021, perché nella stagione 1993 la Tyrrell si è presentata le prime gare con la 020, quindi una macchina diciamo basata su un modello precedente, e poi sostituita con la 021, quindi ci sono entrambe le macchine. Ovviamente gli ASR Formula hanno ovviamente rilasciato anche tutte le livree ufficiali perfette e tutte le varie chicche che questa macchina ha, come addirittura c'è il poggiatesta che in alcune gare era messo al contrario invece che nella parte sopra, nella parte sotto. Ecco, questa cosa potete anche cambiarla nel setup, quindi considerate che livello di precisione hanno i ragazzi di ASR Formula nel creare queste mod bellissime per Assetto Corsa. E anche qui è inutile che continuiamo a parlare, bando alle ciance, andiamo in pista, facciamoci un giro con questa meravigliosa Tyrrell arrivata alla versione 0.8, quindi migliorata tanto, degli ASR Formula. Eccoci ragazzi con la Tyrrell 021 degli ASR Formula, un prodotto bellissimo, un prodotto eccezionale. Siamo a Imola 1992, che trovate come circuito sempre sul sito di ASR Formula, gratuitamente tutti i circuiti della stagione 1992, ricordatevi, anche se l'auto del 1993, ma ci stava che ovviamente utilizzassimo questo circuito dell'anno precedente. Andiamo a vedere in dettaglio, insomma, la macchina, beh, come al solito ASR Formula, il dettaglio del modello 3D è meraviglioso, è meraviglioso. Ovviamente guardate i dettagli interni, il volante personal con le cuciture, cioè è una cosa, cioè, mamma mia ragazzi, qua siamo veramente all'Accademia del Modding, ma bando alle ciance, guardate che bello, c'ho il piantone che senza volante, perché ho tolto il volante, è inutile tenere il volante così, anche se su questa macchina ci starebbe, però va bene così. Per farvi vedere un attimino anche l'HUD, per farvi vedere insomma la macchina com'è il cockpit interno. Ancora tempo bruttissimo, c'è vento, nuvoloni qui ad Imola, ma ci facciamo un giretto. Ricordatevi, partiamo. Quest'auto nella stagione 1903, ovviamente avevo il limitatore, quest'auto nel 93 era dotata di controllo di trazione, perché è ABS, perché in quell'anno ovviamente pensavano che questi nuovi ritrovati della tecnologia automobilistica potessero dare un attimino di
sicurezza in più e forse spettacolo. E in realtà fu esattamente l'opposto. In realtà subito dopo si fecero due valutazioni, disse, ma in realtà con questi strumenti non si tirano fuori le vere potenzialità dei piloti. E quindi, e infatti, poi furono aboliti. Però quest'anno c'erano, nell'anno 1983 c'erano, e quindi la SR Formula, la Tyrrell 021, 020 e 021 dell'SR Formula implementa anche l'ABS e il Traction Control. Vi devo dire che quest'auto senza Traction Control è una bestia da domare veramente con tanta difficoltà. Ci ho provato, è veramente difficile, ha una coppia mostruosa. Con il Traction è un po' più, effettivamente, come dicevano, è più, non dico facile, ma sbagli molto meno. Quindi per capire il vero pilota qua bisogna Traction Control off e vediamo se riesci a fare i tempi e non girarti. Parlando della macchina, la macchina come al solito di essere Formula al force feedback è meraviglioso, soprattutto su questi circuiti senti veramente tutto l'asfalto, la macchina ti trasmette quello che in realtà sta facendo, quello che in realtà la macchina sta facendo, quindi il sottosterzo o il sovrasterzo, se capita, lo percepisci, il force feedback ti comunica questa sensazione. E ripeto, non sono cose diffusissime e comunissime in tutte le mod, soprattutto le Formula. Qui, per esempio, che sono in appoggio, sento proprio la macchina, sento proprio il peso della macchina sotto lo sterzo, ma non in maniera tale da appesantire solo il force feedback dello sterzo. Non si sente solo il peso come se fossero dei newton metro in più sul mio sterzo, ma proprio la sensazione che la macchina si sta appoggiando sul suo fianco destro, che è inspiegabile se non provarla sotto le mani, sotto il proprio volante. Si comporta ovviamente, ha un comportamento molto molto pulito. Devo dire, il Traction aiuta tantissimo. La macchina è bellissima, ragazzi, parliamo di una F1 del 1993. Bella, 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 bella. Guardate i dettagli, ma anche i dettagli, gli specchietti sporchi. È una meraviglia. Ovviamente parlo e vado fuori. E force feedback fantastico. Ovviamente il setup potete un attimino giocare per avere un attimino quello che sono le vostre preferenze, adattare l'auto a quello che è lo vostro stile di guida. Bellissima, bellissima. Sentite il Traction quando entra, sentite il rumore del Traction, che si sente sotto. Ragazzi, che dirvi, anche questa auto degli ISR Formula, questa Tyrrell 021 e 020, ripeto, nel pacchetto ci sono entrambe, super promossa, super bella. E qui dovevo scaricare un po' l'ala perché non riesco a raggiungere la velocità, non ho scaricato tanta ala, però Imola è un po' particolare, non è che puoi andare con l'ala, soprattutto questa configurazione del 92, non è che puoi andare con l'ala tanto scarica, quindi è sempre un compromesso. Infatti in quella zona del circuito non riesco a raggiungere una velocità di punta bella alta, c'è un po' di ala sicuramente. Bella, ragazzi, bella, force feedback fantastico, sound ottimo, la macchina che risponde esattamente a quello che tu chiedi, ha ovviamente a basse velocità un leggero sottosterzo dovuto dal basso carico aerodinamico, e perché è così, ragazzi, e la macchina più va piano più non carica e più hai sottosterzo, più vai forte e più la macchina aderisce all'asfalto, lo sapete benissimo, vale per tutte le auto. Con queste formula questo fenomeno viene un po' più accentuato sicuramente. Ragazzi, promossa 100% ASR Formula Tyrrell 020 e 021, bellissima. Beh, ragazzi, che dirvi, anche questa una macchina di livello altissimo. Come al solito gli ASR Formula ci portano prodotti meravigliosi, stanno creando tutte le macchine per la stagione 1993. Considerate che in questo periodo Black Friday sono ancora in sconto per qualche giorno, quindi affrettatevi perché ovviamente sono delle macchine di alto livello. Se vi piacciono le Formula 1 del passato, di questi anni, assolutamente non potete fare a meno di comprare le auto degli ASR Formula, prodotto approvato al 100%, bellissimo. Beh, ragazzi, con questo è tutto, vi voglio ricordare che
Fanatec ha rilasciato i nuovi driver 452, se non erro, oppure 454, sì, il 454, e installateli per le vostre periferiche Fanatec, perché li ho provati, sicuramente non creano nessun problema, anzi, forse, ovviamente, migliorano qualcosina. Come al solito è sempre bene tenere i driver aggiornati delle nostre periferiche, perché Fanatec costantemente aggiorna per migliorare l'esperienza di guida. Con questo è tutto, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con me, vi auguro una buona giornata, una buona serata in base a quando state guardando il video. L'unica cosa che vi chiedo, come al solito, è l'iscrizione al canale, il like al video, la campanellina se volete la notifica dei nuovi video che pubblico. Non ne pubblico tantissimi, quindi non sarò il vostro stalker. Inseguitemi anche sul mio Instagram, dove inserisco qualche news per quanto riguarda Assetto Corsa e comunque il mondo del sim racing o nel mondo del racing reale, o vi informo su quello che saranno le mie attività anche esterne, fuori da casa. Ovviamente d'inverno ce ne sono molto poche, però qualcosina magari arriva. Ragazzi, grazie ancora, vi auguro una buona giornata, buona serata, ve l'ho detto già un'altra volta, e ci vediamo al prossimo video, prestissimo. Ciao ciao ciao!